Si è svolta ieri, giovedì 8 agosto, l'inaugurazione del nuovo parco giochi del Parco delle Rimembranze di Fasano. In una folla di bambini festanti, il sindaco Francesco Zaccaria ha tagliato il nastro tricolore che ha sancito l'apertura al pubblico del parco. Oltre alla sistemazione del parco giochi, con altalene, scivoli e quant'altro serve ai bambini per divertirsi all'aria aperta, l'amministrazione comunale ha illuminato a giorno la villa comunale con 50 nuovi punti luce a LED. Sindaco, questo è il terzo parco inaugurato in meno di un mese. Sì, questo è per noi motivo di grande orgoglio, è il terzo parco giochi che inauguriamo nel giro di poche settimane, dopo una lunga fase istruttoria. Anche il Parco della Rimembranza avrà nuovamente un parco giochi per le famiglie, per i bambini. In più avremo una nuova illuminazione, abbiamo arricchito la villa comunale con ben 50 punti luce nuovi e quindi la visibilità sarà eccellente. Siamo tutti molto contenti di aver restituito dignità a questo luogo. Nei prossimi mesi ci saranno ulteriori lavori in questa villa, recupereremo anche il punto ristoro che sarà oggetto ovviamente di un bando, di un avviso pubblico, e per noi è un altro tassello che si aggiunge al benessere, alla vivibilità della città in direzione ovviamente dei bambini e delle famiglie che con grande gioia, devo dire, stanno affollando i due parchi inaugurati nelle settimane scorse, e questo ci conforta e ci spinge a lavorare in questa direzione anche nei prossimi 2 anni. Una domanda, sono in molti a chiedersi come ci si può difendere dai vandali. Quest'area sarà videosorvegliata, così come lo sarà l'area di via Paesiello, e nelle prossime settimane, diciamo entro un mese, illustreremo i dettagli di questo piano che stiamo mettendo a punto e che renderà quest'area sicura e ben sorvegliata a tutela ovviamente dei più piccoli e della sicurezza generale della città. Questo il commento del sindaco dei ragazzi, Lucia Buongiorno. È stata un'idea a dir poco meravigliosa, è stata un'idea fantastica, anche perché noi ragazzi avremo comunque un luogo per incontrarci, per vivere di più la nostra città. E diciamo che in questo luogo un parco giochi ci voleva, anche per far sentire la nostra presenza. Anche il Consiglio Comunale naturalmente potrà contribuire, noi ragazzi in prima persona potremo contribuire con la realizzazione di magari nuovi parco giochi o comunque nuove giostre da poter inserire all'interno, diciamo, sparse per questa villa, così da migliorarla, arricchirla. Ecco, è un'idea molto bella, un'iniziativa bellissima per noi ragazzi. Grazie.